Matteo Renzi, il giorno dopo il vertice europeo di Bratislava, conferma i termini dello scontro che hanno contrapposto l'Italia a Francia e Germania. Va bene l'attenzione alle regole europee che noi rispettiamo, dice il Premier, ma possiamo anche dire che ce ne sono alcune che non funzionano e lavorare per cambiarle. A Milano Stefano Parisi chiude i lavori della convention del centrodestra. Solo uniti si vince, dice dal palco, ma dobbiamo essere in grado di rappresentare tutte le nostre diversità. Per il momento su questo progetto resta la diffidenza dello Stato Maggiore di Forza Italia e il no di Salvini. Nel PD confronto apertissimo in vista del referendum tra chi sostiene la riforma costituzionale e chi invece voterà no. Ieri sera faccia a faccia Giachetti D'Alema. A Roma, dopo le polemiche sui ritardi della Giunta, il sindaco Virginia Raggi oggi ha celebrato in Campidoglio la prima unione civile. Per Hillary Clinton, in difficoltà nei sondaggi, arriva il sostegno di Michelle Obama. È lei, dice la moglie del presidente, la più qualificata per la Casa Bianca. Ma intanto c'è un nuovo attacco di Trump. Disarmiamo la scorta della Clinton e vediamo che cosa succede. Provoca così il candidato repubblicano. Un operaio di una ditta appaltatrice è morto nello stabilimento Ilva di Taranto per un incidente sul lavoro. I sindacati proclamano subito uno sciopero e accusano: non è fatalità. Interviene anche il governatore emiliano. La pazienza è finita, quella fabbrica è insicura. Ne parleremo tra poco dopo il telegiornale all'interno di TG Cronache. Preziosa vittoria del Milan sul campo della Sampdoria. Montella tira un sospiro di sollievo grazie a Bacca che entra nel finale e decide. La Samp lamenta l'annullamento di un gol regolare. Oggi Lazio-Pescara, in serata Napoli-Bologna. Domani big match tra Inter e Juventus e Fiorentina-Roma. Buongiorno dal telegiornale della 7. Quello dunque che doveva essere ieri a Bratislava il vertice che avrebbe dovuto, dopo la Brexit, ricompattare, rilanciare l'azione dell'Unione Europea, si è trasformato, a sentire le parole del nostro Premier Matteo Renzi, nell'ennesima occasione sprecata. C'è una distanza forte tra la posizione dell'Italia e quelle di Francia e Germania sui temi caldi, immigrazione ed economia. Ci sono delle regole, dice Renzi, da Firenze, lo ha detto oggi, lo ha ribadito, che non funzionano e vanno cambiate. È accaduto che si è fatto un percorso per arrivare al vertice di Bratislava, che a sua volta porterà a un altro vertice, quello di Roma, dove alla fine ci siamo detti più o meno le stesse cose. Per arrivare al prossimo punto di svolta indicato ieri nel vertice di Roma del marzo 2017, quello che dovrà celebrare i 60 anni dei trattati alla base dell'Unione, l'Europa dovrà passare attraverso l'inverno dello scontento italiano. Lo ribadisce ancora Renzi stamani da Firenze, ma lo aveva già plasticamente rappresentato ieri nella sua conferenza stampa a parte, in contemporanea a quella congiunta, prima volta assoluta ad un vertice europeo, seppur informale, come questo di Bratislava, di Angela Merkel e François Hollande. Al di là delle questioni formali, Renzi invitato o meno a partecipare o invitato solo all'ultimo momento, cosa che avrebbe scatenato l'ira del premier italiano, le esternazioni parallele dei tre leader hanno raccontato versioni dei risultati raggiunti decisamente diverse. Il premier ha comunque sottoscritto, come tutti, il documento finale dall'impegnativo titolo di dichiarazione di Bratislava, 6 pagine di principi fondamentali sui quali l'accordo è unanime e di impegni sui vari punti chiave dove le divisioni sono tornate però a galla. Sostenere che questo documento è un passo avanti sulla questione dei migranti, ha detto Renzi in conferenza stampa, significa dover fare un grande sforzo di fantasia. Perché si parla sì di sostenere gli stati in prima linea, ma sul tema del Migration Compact, il piano di aiuti ai paesi di provenienza dei migranti, soprattutto africani, proposto dall'Italia per alleggerire la pressione nel Mediterraneo centrale, evidentemente ci si aspettavano passi più concreti subito, mentre nel testo si rimanda, seppur non di molto, ad un vertice a dicembre. Ma quel che ha probabilmente determinato lo strappo italiano è stata soprattutto l'insoddisfazione sul fronte economico, un tema che nella dichiarazione viene affrontato parlando di una possibile estensione del piano Juncker per gli investimenti, di rafforzamento del mercato comune, di lotta alla disoccupazione giovanile, ma nessun accenno, non diciamo, alla magica parola flessibilità che per l'Italia è diventata fondamentale visto il deludente andamento dell'economia, ma neanche ad una eventuale revisione della politica di austerity sulla quale forse il Premier sperava. L'austerità tedesca non ha funzionato
funzionato, ha detto Renzi, che ha accusato Berlino di non rispettare le regole, andando avanti imperterrita con un surplus economico degno di sanzioni, e ha poi aggiunto: il fiscal compact è in scadenza dopo 5 anni, bisogna decidere se ha un futuro oppure no, ma le rigidità europee non impediranno al governo di continuare ad abbassare le tasse. Passiamo alla pagina dedicata strettamente alla politica interna. Siamo profondamente alternativi alla sinistra, lo dice Stefano Parisi da Milano. Stefano Parisi che si appresta a diventare, quantomeno in lizza per diventare, il leader dell'area berlusconiana. Dal palco della sua convention ribadisce il no al referendum e si appella soprattutto all'unità dei moderati di centrodestra, dicendo solamente uniti si vince, ma se siamo in grado di rappresentare anche tutte le nostre differenze. Liberalismo popolare, profondamente alternativi alla sinistra, vogliamo fare in modo che il centrodestra sia alternativa vera, poi sceglieranno gli italiani. La chiude alla sua maniera, con il tono da manager, pensando all'Italia del futuro, prendendo le distanze in modo netto dal governo Renzi, convinto che un programma di governo serio da illustrare a breve e l'idea di un centrodestra liberale aperto a tutti siano la strada giusta per una nuova idea di centrodestra che possa riportare la gente alle urne e riprendere i voti anche del centrosinistra. Così sulla 2 giorni di convention a Milano, in questi spazi post-industriali e alla moda, alla periferia sud-est della città, Stefano Parisi, l'uomo nuovo del centrodestra liberale, individuato dal presidente Berlusconi, tira le somme e attacca così il governo Renzi. 4 incontri del presidente del Consiglio con la Merkel e 4 linee diverse. Ma cosa si sono detti a Ventotene e a Maranello? Di cosa hanno parlato? L'Italia è debole, dice. Non possiamo andare a Ventotene a cercare il nostro futuro. Dobbiamo cercare il nostro futuro nelle nostre idee, non andandoci ad attaccare a una retorica che ci ha portato soltanto a un'Europa stagnante, un'Europa nel quale non crede più nessuno. Il per dietro al palco sta come simbolo di apertura al dialogo e non contro. Sul palco ancora spazio ai relatori, la platea è variegata come ieri, basta osservarla, ascoltare i commenti sottovoce per capire che alla kermesse partecipa tanta gente di centro-sinistra anche tra i volti noti. Come ieri non ci sono colonnelli azzurri, Berlusconi ha detto ai suoi di non andare, ci sarà un altro momento per Forza Italia in politica. Molti ex in platea, c'è l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini e più defilato l'ex ministro Sacconi. Abbiamo gettato le basi per la ricostruzione di un centrodestra liberale, dice Parisi, che come manifesto cita la spinta del governo Berlusconi nel 94, spinta che nel tempo si è persa. Per ritrovare quelle energie, l'ex candidato sindaco di Milano punta forte sull'unione dei partiti di centrodestra, solo uniti si vince pur mantenendo la diversità, dice. La cifra di Parisi è questa, lontana dalle prese di posizione dei 3 governatori del nord, ieri a Pontida Roberto Maroni, Luca Zaia e Giovanni Toti, presenti al tradizionale raduno della Lega Nord con Matteo Salvini. Rivendicano il loro modello di centrodestra vincente fondato su un patto sempre più forte che si salda sui temi dei migranti, dell'Europa e fronte comune anti-Renzi. Meglio soli che mal accompagnati, dice Salvini, nessun inciucio mai con chi dice sì al referendum di Renzi, incalzano Maroni e Toti. E sul referendum costituzionale poco fa le parole del ministro per le riforme Maria Elena Boschi al referendum dice: non si vota per questo governo, non siamo una minaccia per la democrazia, vogliamo che si voti per cambiare le cose. Referendum costituzionale è al centro anche del dibattito, del faccia a faccia di ieri sera, tutto interno al PD, tra Massimo D'Alema e Roberto Giachetti. Lo avete seguito su questa televisione, altrimenti ascoltate il servizio perché non sono mancate battute molto forti. Con poche decine di voti. In comune, per loro stessa ammissione, hanno 2 sole cose, la magica nel senso della Roma Calcio e l'iscrizione al PD. Per il resto sono divisi su tutto e forse pure sulle strategie calcistiche. Il secondo faccia a faccia in 2 giorni sul referendum costituzionale, il più atteso di fine estate, è stato forse più acceso del primo, quello di Bologna tra Renzi e Smuraglia, complice probabilmente la diretta televisiva, ma il più illustre dei no, Massimo D'Alema, e il più romano dei sì, Roberto Giachetti, se le sono date di santa ragione davanti a un pubblico vero e virtuale che rappresentava non solo 2 diverse posizioni sulla riforma delle riforme, ma addirittura 2 modi di interpretare la politica, il partito, la militanza. Io penso che noi dovremmo fare una riflessione molto seria sul funzionamento del doppio turno in un paese dove non c'è più il bipolarismo. Per cui l'Italicum, che io penso sia un pasticcio, dovrebbe essere proprio messo da parte.
e sarebbe bene che lo facesse la politica prima che lo faccia la Corte Costituzionale, diciamo. E attacca D'Alema. Questa riforma non solo è inutile, ma è pure dannosa. Replica Giachetti. È una battaglia storica della sinistra che troppo spesso si è persa in chiacchiere. Controreplica di D'Alema. Se l'obiettivo del tuo digiuno era l'Italicum, facevi meglio a mangiare la porchetta. Controreplica di Giachetti. Quando hai fatto la bicamerale, nessuno ha gridato all'attentato democratico. Noi abbiamo bisogno di una legge elettorale che garantisce che ci sia una maggioranza che possa a governare per 5 anni, il compito dell'opposizione sarà quella di fare opposizione, mandarli all'opposizione nel prossimo anno. Questo accade nei paesi europei. Avanti così per 2 ore, sotto una pioggia fitta fitta, battute taglienti dal pubblico, Massimo, di qualcosa di sinistra, e colpi sotto la cintura. D'Alema, dice Giachetti, a volte si preoccupa di dare consigli ai grillini. Do consigli a tutti, ma non li sentono, taglia corto l'ex segretario. E se la riforma per D'Alema è un pasticcio nel merito, anche il metodo va sanzionato, perché è stata approvata da una maggioranza ristretta eletta col porcellum che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale. Anche tu sei stato eletto col porcellum, ribatte Giachetti. D'Alema tace, il sindaco mancato dice sono allibito. Fine della serata, rapida stretta di mano e appuntamento, forse alla prossima volta, magari per parlare dei moduli della Roma. La sindaca di Roma Virginia Raggi questa mattina ha celebrato la prima unione civile omosessuale della capitale. Di fatto in queste ore vive momenti delicati con la fiducia a tempo data alle da Grillo e con il grande nodo da sciogliere che riguarda appunto il no alle Olimpiadi. Virginia Raggi celebra in Campidoglio la prima unione civile omosessuale della capitale dopo l'entrata in vigore della legge Cirinnà. Nasce una nuova famiglia, dice ai novelli sposi, e per un giorno unisce e non divide. Ma la sua resta una missione difficile. Grillo l'appoggia, ma a tempo e con riserva. Chiede infatti al direttorio e ai big di fare un passo indietro, di abbassare i toni e mettere da parte le polemiche sull'assessore Muraro e sui discussi collaboratori Marra e Romeo. Ma la sua non è una cambiale in bianco per la Raggi. A gennaio ci sarà il tagliando, spiega il leader, e comunque il primo banco di prova per la giunta capitolina sarà il no alle Olimpiadi, invocato a gran voce dai vertici e punto cardine della campagna elettorale. A breve la Raggi farà una bella conferenza stampa dove lo annuncerà, tranquillizzava ieri Grillo. Deve portare avanti il programma 5 Stelle che per Roma è meraviglioso. Intanto la sindaca fa le sue mosse. Martedì pomeriggio in Campidoglio, nell'aula Giulio Cesare, parlerà ai consiglieri. Necessario un redde rationem dopo il caos delle ultime settimane e i boatos che parlavano di una possibile sfiducia interna. E proprio in quell'occasione potrebbe annunciare il nome del nuovo assessore al bilancio dopo l'addio di Minenne e il passaggio lampo di De Dominicis, sussurra qualcuno. Ad agitare il movimento anche il caso Pizzarotti. Il sindaco di Parma chiede la revoca della sospensione dal movimento dopo l'archiviazione dell'inchiesta per abuso d'ufficio sulle nomine del teatro lirico cittadino. Difficile che possa essere reintegrato, la voce filtrata dai vertici, perché l'accusa è la mancata trasparenza, ma l'ultima parola anche in questo caso spetterà al garante Beppe Grillo. Proprio a lui si rivolge il sindaco di Parma. Venga qui e parli con me, così chiariremo. Quindi l'affondo. Nel movimento c'è bisogno di regole, non di un traduttore di regole. Da questo pomeriggio alle 16 in Senato sarà aperta la Camera Ardente per Carlo Azeglio Ciampi, l'ex Presidente della Repubblica, morto ieri a Roma a 95 anni. Lunedì sarà poi una giornata di lutto nazionale in concomitanza con la celebrazione dei funerali ai quali prenderanno parte tutte le più alte autorità pubbliche a partire dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Noi adesso ci spostiamo negli Stati Uniti perché vi abbiamo raccontato di un Donald Trump finora che aveva leggermente modificato il suo linguaggio, riuscendo anche a riguadagnare punti su Hillary Clinton. E beh, sono tornati gli attacchi forti, gli attacchi duri. Accusa la Clinton sostanzialmente di voler abolire il secondo emendamento della Costituzione, quello che sancisce in America il diritto alla difesa, e provoca dicendo togliamo la scorta a lei per vedere che cosa succede. Lavoro, 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 riassume così il suo programma economico Donald Trump nel comizio tenuto a Miami, Florida, dove ha messo da parte quella moderazione degli ultimi giorni che, secondo alcuni, gli avrebbe fatto guadagnare qualche punto in più nei sondaggi fino ad arrivare a superare la rivale Clinton in alcuni stati.
Sul palco è tornato l'attacco di Hillary, che nel frattempo ha ripreso la sua campagna dopo lo stop dovuto alla polmonite. La candidata democratica, ha detto Trump, vuole eliminare il secondo emendamento, quello che garantisce l'accesso alle armi e per buona parte degli americani è sacro. Togliamo le armi alla sua scorta, ha detto Trump, poi vediamo cosa succede. Così ha tuonato il tycoon, che ha poi illustrato un altro punto forte della sua agenda estera, l'annullamento delle misure di disgelo tra Cuba e gli Stati Uniti, anche se l'embargo è ancora in vigore. Vedere Obama con Raul Castro, la bandiera stelle e strisce sventolare sull'ambasciata dell'Havana e le navi da crociera arrivare nell'isola caraibica, non è piaciuto a Trump, che ha chiesto la liberazione dei prigionieri politici e la libertà di religione, diritto che per la verità è già stato restituito ai cubani con la celebrazione del Natale grazie alla visita di Giovanni Paolo II nel 98. Parole che in Florida, dove la comunità di esuli cubani è numerosa, pesano però non poco. È tornato il Trump politicamente scorretto, che ha guadagnato consenso e potrebbe addirittura vincere le elezioni grazie alle sue bordate. Eppure, solo ieri, aveva chiuso il capitolo cospirazionista che aveva alimentato per anni gli oppositori di Barack Obama, quello che negava che il presidente fosse nato negli Stati Uniti. Una teoria complottista sposata da coloro che non hanno mai accettato un afroamericano alla Casa Bianca e che hanno continuato a sostenere che Obama sia nato in Kenya, anche dopo che nel 2011 il presidente aveva mostrato il suo certificato di nascita. La replica è arrivata da Michelle Obama. Tutte le cose dette dal candidato repubblicano rendono atrocemente chiaro che Hillary Clinton sia l'unica candidata per la Casa Bianca. L'alternativa, ha detto la First Lady in Virginia, porterebbe indietro l'America da un punto di vista economico e sociale, privando il paese di quelle qualità che hanno permesso a me, discendente di schiavi, di frequentare le migliori scuole, e a mio marito, figlio di madre single e di padre immigrato africano, di arrivare alla presidenza. Parliamo della situazione in Siria, perché c'è una situazione di tregua veramente molto molto precaria. Sotto il profilo diplomatico si registra uno stallo anche nelle posizioni tra Stati Uniti e Russia, che certo non facilita l'arrivo degli aiuti umanitari ad una popolazione davvero martoriata. L'unica certezza dopo la tregua concordata nei giorni scorsi è che la crisi siriana è sempre più nelle mani di americani e russi. Tra loro, nelle ultime ore, nuove schermaglie, nuovi annunci, il cessate il fuoco tra forze governative siriane e gruppi ribelli, per capirci quelli moderati appoggiati da Washington, regge ma non dà garanzie forti. Barack Obama vuole 7 giorni di cessazione totale delle violenze e l'ingresso immediato degli aiuti destinati alle popolazioni civili su tutte quella di Aleppo. La colonna di mezzi destinati al soccorso di decine di migliaia di persone, infatti, è sempre ferma al confine con la Turchia. Mosca risponde: per sbloccare l'impasse servono onestà e obiettivi comuni, e accusa i gruppi di opposizione al regime di Bashar al-Assad di sfruttare la fragile tregua per riorganizzare le proprie fila. Uno stallo diplomatico, insomma, che facilita le violazioni del cessate il fuoco. Truppe governative siriane e milizie ribelli si stanno infatti continuando a fronteggiare alle porte della capitale, mentre l'aviazione ha nuovamente bombardato l'area di Marra al-Nuam, occupata dagli jihadisti di al-Nusra, che ora in Siria si fanno chiamare Fateh al-Sham, terroristi al pari di quelli del sedicente Stato Islamico, contro cui combattono un po' tutti in Siria, dalle truppe di Assad ai gruppi armati dell'opposizione, sino a russi e americani. Questi ultimi avrebbero messo a segno un altro colpo contro il califfato, eliminando il ministro dell'informazione dei tagliagole. Si chiamava Wail Adil ed era il supervisore della produzione del materiale video propagandistico messo in rete in questi anni. Solo poche settimane fa un altro attacco americano aveva tolto di mezzo al-Adnani, portavoce del gruppo terrorista capitanato da al-Baghdadi. La strategia è chiara: colpire i capi per indebolire le truppe e sfiduciarle prima dell'offensiva contro Raqqa, capitale autoproclamata dello Stato Islamico, prima del probabile scontro per la conquista di Dabiq, luogo simbolo per i terroristi di Daesh, dello scontro con gli infedeli. In queste ore, infatti, truppe speciali americane con turchi e milizie d'origine araba starebbero mettendo a punto quella che per lo Stato Islamico è considerata la battaglia finale del conflitto in corso con gli infedeli e carica di significati al solito deliranti. Proprio adesso le agenzie stanno battendo quella che è una denuncia dell'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani
che annuncia che ci sono stati almeno 8 civili, tra i quali 4 bambini, sono stati uccisi nelle ultime 24 ore in Siria dai bombardamenti aerei governativi in aree interessate al cessate il fuoco. Dunque si tratta delle prime vittime civili dall'entrata in vigore di questa tregua, un'entrata in vigore che è stata appunto lunedì scorso, ma che, come detto anche nel servizio, è davvero molto molto precaria. Dunque adesso noi andiamo in Russia perché è la vigilia delle elezioni parlamentari, per tutti una sorta di referendum sulla figura di Putin, intenzionato a ricandidarsi per le presidenziali del 2018. In palio ci sono i 450 seggi della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, ma in pratica si tratta dell'ennesimo referendum su Vladimir Putin, anzi di un test per misurare la sua popolarità in vista delle presidenziali del 2018. La vittoria di Russia Unita, il partito del presidente, è scontata e l'unica variabile a questo punto sarà l'affluenza ai 95.000 seggi. Dei 111 milioni di cittadini chiamati alle urne, i sondaggi prevedono che voterà il 45% per questo. Questo, al contrario di 5 anni fa, con gli scandali sui brogli, il Cremlino vuole dare un segnale di trasparenza. La presidente della Commissione elettorale centrale stavolta è un ex commissario ai diritti umani del Parlamento e da poco è stato reintrodotto il sistema misto. Metà dei seggi saranno assegnati col proporzionale, l'altra metà nei collegi uninominali. Russia Unita viene data in testa tra il 50 e il 59% dei consensi. La soglia per entrare in Parlamento è del 5% e da più di 10 anni solo altri 3 partiti la superano: i liberal democratici di Zirinovsky, i comunisti, il partito Russia Giusta. Andate a votare, il vostro dovere, è stato l'appello in TV di Putin 2 giorni fa. Oggi invece ha denunciato presunti tentativi di manipolare l'opinione pubblica in vista delle elezioni, segno che la possibile astensione dà da pensare al governo sarebbe il segnale di un malcontento crescente. Disoccupazione e inflazione sono in aumento, la crisi, anche se meno di quanto previsto, si fa sentire, ma col crollo dei prezzi del petrolio l'economia, basata sulle risorse energetiche, ha comunque tenuto. In realtà, un'alternativa a Vladimir Putin i russi non la vedono. L'opposizione è debole, divisa e soprattutto il presidente gode di oltre l'80% dei consensi. In 16 anni di guida del paese, nonostante tutte le contraddizioni, la Russia ha stabilizzato l'economia e moltiplicato il reddito pro capite. L'annessione della Crimea, dopo la crisi con l'Ucraina, ha rilanciato l'immagine dell'uomo forte che alimenta l'orgoglio nazionale, e le sanzioni occidentali, assorbite negli effetti concreti, hanno rafforzato invece l'idea di una nazione che deve difendersi e restare unita. Con l'intervento militare in Siria contro l'ISIS, poi Mosca è tornata al centro della scena diplomatica e Vladimir Putin incassa complimenti anche in Occidente. Donald Trump l'ha elogiato per il controllo ferreo del suo paese e adesso anche la nuova leader degli euroscettici britannici dell'UKIP, Diane James, lo loda, è l'unico vero statista in circolazione, ha detto. È destinata a scaturire molte polemiche, ma anche a riaprire un complesso dibattito, la notizia che è stata riportata questa mattina da un quotidiano belga che riferisce del primo caso al mondo di eutanasia su un bambino. Il Belgio, lo ricordiamo, è l'unico paese al mondo ad aver approvato nel 2014 una legge che consente la cosiddetta dolce morte. Non ci sono al momento particolari su questa vicenda. I genitori, ricordiamo che in Belgio, possono chiedere al medico curante l'eutanasia per i figli malati terminali. La legge specifica peraltro anche che il minore debba esprimere in questo caso una forma di consenso. Davvero molto difficile dopo una notizia del genere passare a parlare di sport, di calcio, perché ieri sera si è giocato, il Milan ha vinto e oggi il campionato vivrà il secondo capitolo di una lunga giornata. Il Milan non è guarito del tutto, ma dopo 2 sconfitte di fila è ripartito dalla Genova blucerchiata, beffando nel finale la Sampdoria, fermata dalle parate di Donnarumma e dalla zampata di Bacca. Tenuto in castigo per oltre un'ora da Montella, l'attaccante colombiano è entrato dalla panchina e trasformato la rabbia in energia positiva, centrando un palo e consegnando al tecnico un successo che da ex vale sicuramente doppio. Anche stavolta la Sampdoria è uscita battuta da una gara che non avrebbe meritato di perdere. Gli uomini di Giampaolo sono stati sfortunati sul legno colpito da Muriel e penalizzati dall'arbitro in occasione del gol ingiustamente annullato a Barreto per un fuorigioco che non c'era.
Il colpaccio di Marassi può segnare una svolta nella stagione del Milan, chiamato comunque a una riprova già martedì a San Siro contro la Lazio. I biancocelesti apriranno intanto alle 18 il programma del sabato, affrontando all'Olimpico il Pescara nella sfida tra due vecchi amici, gli allenatori Simone Inzaghi e Oddo, compagni di squadra per 4 anni. Per l'altro anticipo di oggi bisogna spostarsi al San Paolo, dove alle 20.45 il Napoli proverà a prendersi la testa della classifica almeno per una notte. Una vittoria sul Bologna permetterebbe alla formazione di Sarri, che prepara la staffetta del gol tra il polacco Milik e Gabbiadini, di dare continuità di risultati a questo inizio di campionato. Tra i rossoblù pesante l'assenza dell'infortunato destro, ma Donadoni, un passato sulla panchina dei partenopei, non cerca alibi e promette battaglia. La quarta giornata si concluderà domani con 2 gare su tutte, Inter-Juventus e Fiorentina-Roma. Alla vigilia del derby d'Italia lo spogliatoio nerazzurro è una polveriera. Dopo il clamoroso KO in Europa League, il presidente Toir ha strigliato i giocatori e difeso il tecnico De Boer. L'olandese resta però in bilico, con Capello e Prandelli pronti a prenderne il posto. Tra qualche istante la linea a cronaca, Raffaella Di Rosa. In apertura si parlerà del grave incidente sul lavoro che all'Ilva di Taranto è costato la vita ad un operaio di 27 anni. Grazie per averci seguito sin qui ed buon proseguimento sulla 7.